Biodiversità, cambiamenti climatici, qualità delle produzioni. Tutte parole che riempiono i dibattiti dell'era moderna. A Cartoceto si è deciso di andare fino in fondo, attraverso uno studio avviato già un anno fa, che intende accompagnare l'agricoltura verso un futuro che in realtà è già presente. Sabato 13 novembre, presso il Teatro del Trionfo, si è tenuto un seminario per illustrare i primi risultati del progetto denominato Olive Jet, che vede il consorzio Cartoceto DOP come ente capofila e che vanta la collaborazione tra i comuni di Cartoceto e Vallefoglia, la consulenza scientifica del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università Politecnica delle Marche e la partnership di svariate aziende agricole. Olive Jet si inserisce di diritto nel cartellone di Cartoceto DOP, il festival, la 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva che si è appena conclusa. Il progetto Olive Jet nasce da un'intuizione del presidente onorario della Proloco di Cartoceto per preservare l'oliva raggiola e il signor Beltrami, Vittorio, e poi viene sviluppato insieme a lui dal consorzio, dall'Università di Ancona, e dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Istituto Cecchi e da tutti gli altri partner che poi si sono uniti via via in questo progetto, proprio per preservare da una parte la biodiversità legata al cultivo a raggiola che è tipico del areale della DOP Cartoceto, dall'altra aiutare l'agricoltura rurale, nella parte rurale del territorio a entrare nel secondo millennio con un'agricoltura più moderna e più attenta a quelli che sono i cambiamenti climatici. L'obiettivo è quello di valorizzare le risorse genetiche dell'olivo ed introdurre nuove tecniche a basso impatto ambientale per aumentare resa, qualità e sostenibilità ecologica ed economica. Il tutto attraverso azioni pilota calibrate nell'area di Cartoceto DOP. Tante le novità presentate sabato, ma ce n'è una nello specifico che sta regalando particolari soddisfazioni. Beh, sicuramente la selezione del genoma della raggiola, che in questo momento è stato già stato replicato in vitro, è stato ripulito dal virusi ed è stato riportato alla sua parte essenziale. Questo è uno dei risultati importanti per preservare la biodiversità e il genoma della raggiola. Gli altri risultati li vedremo sviluppati nel tempo, ma già con le potature e con nuove tecniche di potature e con l'irrigazione dei sensori già siamo molto avanti. Per il materiale genetico locale abbiamo proceduto alla individuazione di biotipi nei campi di alcune aziende che possono dimostrare di avere la raggiola già da molti decenni. Da questo punto di vista abbiamo poi prelevato il materiale e messo in vitro presso una delle aziende più importanti a livello italiano e mondiale, che si chiama Vitroplant, e a questo punto abbiamo in moltiplicazione due cloni, di cui uno è risultato anche sano, quindi privo di eventuali presenze di fitoplasmi e virosi. Quindi il primo punto è il materiale genetico da utilizzare nei nuovi impianti. Secondo punto, come far funzionare gli impianti di tipo tradizionale presenti sul territorio, quindi come migliorare la gestione della potatura, come migliorare la gestione della irrigazione, della nutrizione e la copertura del suolo. In questo modo, con 3 anni di prove, riusciremo a mettere a punto una tecnica, diciamo, adatta alla situazione locale. Questo con l'aiuto di una visione sistema di agroecosistema allargato al paesaggio agrario. Quindi il paesaggio, abbiamo fatto uno studio a partire dalle carte del catasto gregoriano dell'Ottocento fino ad arrivare ad oggi. Come si è evoluto, come si è spostato l'olivo, come è stato cambiato anche il sistema di gestione, quindi da alberi sparsi a alberi in filare fino ad alberi allevati in superfici intensive. Questo viene poi abbinato a un altro aspetto tecnologico molto importante, che è la gestione invece della tecnologia per avere la descrizione della pianta, del suo benessere, del suo stato nutrizionale, di come risponde a una potatura, e quindi vedrete l'applicazione ad esempio del laser scanner per poter avere l'immagine della pianta e la pianta, diciamo, dal campo entra nel computer e ci racconta come è fatta. A questo poi segue un altro aspetto:
come far sì che l'azienda possa essere poi operativa con tutto questo mare di informazioni, e quindi servono delle piattaforme su cui lavorare. E qui abbiamo introdotto un gruppo che è Agronica, che è uno dei gruppi più importanti a livello italiano e del bacino del Mediterraneo, che ci permette di raccogliere dati, trasformare questa informazione da satellite, da sensori prossimali, per far sì che poi il gestore dell'azienda possa prendere decisioni precise. Ecco che l'agricoltura di precisione diventa uno strumento oggi alla portata anche di realtà piccole in dimensioni ma importanti per il paesaggio, per la cultura locale, come la situazione di Cartoceto. Uno studio, quello di OliveJet, che è davvero di ampio respiro e che va ben oltre i confini locali. Il fatto di poter lavorare bene in campo ed avere olive che siano sane dal punto di vista fitosanitario, abbiano un buon contenuto in olio e presentino caratteristiche fisico-chimiche e sensoriali che portano ad avere un olio di eccellente qualità, è, diciamo, uno dei punti fondamentali. Io oggi rappresento un pochino anche una istituzione che ha una diffusione a livello nazionale, e ci tenevo a sottolineare che il progetto che si sta sviluppando qui a Cartoceto rientra esattamente nelle finalità che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sta perseguendo. Io in particolare coordino un progetto che ha diciamo diverse attività a livello nazionale e riguardano proprio gli ambiti di cui si sta lavorando anche qui a Cartoceto, quindi la rimessa in funzione, il recupero di oliveti tradizionali e anche la messa a punto di tecniche anche di altissima precisione per oliveti ad alta o altissima densità di impianto.